Siamo in un luogo simbolo di questa città che sta attraversando un momento complesso. Siamo alla mensa della Caritas di Colle Oppio, la mensa Giovanni Paolo II. Siamo con il responsabile che è Carlo Virtù, il coordinatore di questa mensa dal 2011 per l'esattezza. Carlo, cosa state facendo voi per le persone in difficoltà in questo momento? Lo ripeto, è un momento complicato per Roma e tutto il paese. Allora, stiamo cercando di accoglierle come facevamo prima, sempre nel rispetto della nuova normativa, quindi siamo comunque aperti tutti i giorni dell'anno. Adesso i turni sono diventati due, non c'è solo il pranzo, ma anche la sera si è spostata qui da noi. Prima questa mensa faceva solo pranzo, ora si è raddoppiato. La cena che prima era in via Marzella si è spostata ai nostri locali, quindi la mattina lavoriamo noi, la sera c'è la mensa serale che accoglie comunque le persone. E appunto accogliamo le persone. La fila è un po' più lunga perché dobbiamo garantire il metro di distanza fra una persona e l'altra anche in fila, e purtroppo il servizio è un po' più lento perché dobbiamo comunque scaglionare le persone, ma comunque ogni persona che si presenta dal nostro cancelli riceve un pasto caldo. Quante sono ogni giorno? Sono più o meno globalmente fra pranzo e cena 900 persone che mangiano nella nostra mensa. E sono leggermente aumentate perché molte persone hanno perso il lavoro, non ce la fanno più a vivere come prima e soprattutto sono cambiate. Le persone che hanno modo di rimanere a casa, di procurarsi cibo a casa, rimangono a casa e noi abbiamo tantissime persone che sono tornate dopo aver più o meno risolto il loro problema, quindi persone che venivano anni fa, che si sono inserite, a un certo punto hanno perso il lavoro perché è precario, perché è nero, perché comunque qualcosa non ha funzionato e quindi sono tornate a mangiare la nostra mensa, quindi un aumento di persone, ma soprattutto un cambio delle persone vengono a mangiare a meno. Una cosa importante, com'è possibile questo servizio, il sostentamento economico, come vi viene fornito? Allora, questo centro è in convenzione col comune, quindi il comune ci dà un aiuto, rimborsa una parte dei pasti. Quello che manca viene messo, viene fornito dalla Caritas, dalla Chiesa, soprattutto con i contributi dell'8 per 1000 della CEI. Allora, una cosa che mi ha colpito girando, mentre parliamo, le immagini della mensa intanto stanno scorrendo, una cosa che mi ha colpito, non c'è esercito, non ci sono forze dell'ordine, il che vuol dire che tutti gli ospiti sono rispettosi di quelle che sono le regole? Sì, questa è un po' una comunità, quindi ogni persona sa che può venire a mangiare, può venire a passare un momento di serenità e deve rispettare alcune regole. Quindi, a parte qualche problema sporadico, diciamo che quasi tutti i giorni le persone si comportano bene, rispettano le nostre regole e ci permettono di dare il massimo del servizio senza avere appunto una sicurezza, un esercito, polizia o altre cose. Qual è l'età media, la fascia d'età, diciamo, è l'età media delle persone che viene qui? Possiamo fare due grandi categorie, italiani e stranieri. Gli stranieri sono soprattutto persone dal Medio Oriente, dall'Africa subsahariana e l'età media è fra i 20 e i 40 anni, non è un'età molto elevata. Per quanto invece riguarda gli italiani, l'età media è un po' più elevata, siamo fra i 40 e i 60 anni. Chi sono le persone che hanno smesso di venire alla mensa? Persone che comunque avevano un possibilità, comunque hanno una casa, hanno modo di stare a casa e quindi in questo momento preferiscono investire nel cucinarsi a casa e nel non venire, quindi soprattutto persone anziane, magari con un reddito basso, quindi soprattutto famiglie che probabilmente con i pacchi vivere delle parrocchie o comunque attingendo ai loro risparmi riescono a stare a casa e non venire a mangiare a mensa in questo E c'è un altro momento. elemento importante, oltre al personale della Caritas, ci sono anche i volontari. Mi dicevi che stanno aumentando in questo periodo? Allora, noi normalmente abbiamo i nostri volontari, soprattutto volontari anziani, a Colle Oppio per convenienza diurna e scuole. Quando le scuole e i volontari anziani non sono più potuti venire, abbiamo avuto prima un momento di quasi di debacle, un momento di difficoltà, poi dalla seconda settimana hanno cominciato a mettersi a disposizione persone giovani che non lavorando o non studiando vengono a fare servizio a mensa, quindi ci hanno chiesto di venire, noi forniamo un attestato che prova che sono i nostri volontari e loro vengono 2, 3, 4 volte a settimana a dare aiuto Ci sono in anche mensa. studenti, se Tanti non sbaglio. studenti, soprattutto studenti e lavoratori, persone giovani che non possono più svolgere la loro attività e quindi hanno deciso di mettersi a disposizione della La Caritas. Roma che aiuta nei momenti di bisogno. Carlo, noi ti ringraziamo, ti lasciamo lavorare e magari ci riaggiorneremo più avanti. Grazie. Grazie a voi, buona giornata.